Signori, buongiorno e benvenuti sul canale del MasterCard. Io sono il MasterCard e il vostro ospite su questo canale. Questa settimana andiamo a finire l'argomento iniziato la settimana scorsa, sempre nell'arte del masteraggio, con la seconda parte di Che cos'è il tesoro? La settimana scorsa abbiamo visto le ricompense materiali. Questa settimana andiamo a vedere le ricompense immateriali, quelle cose che i vostri giocatori non sono sicuri se amano o odiano, ma in entrambi i casi li lasciano in qualche modo infastiditi. Ovviamente il fatto che queste ricompense siano immateriali non vuol dire che non abbiano una parte fisicamente tangibile che i giocatori possano in qualche modo possedere. Il fatto però è che in molti casi, anche se queste ricompense hanno una componente fisica, la componente fisica è secondaria alla loro componente morale, mettiamola così. O semplicemente non si tratta neanche di qualcosa di molto voluminoso e difficile da trasportare, si tratta semplicemente di qualcosa che non può essere mosso in nessun modo da dove si trova. I giocatori potrebbero essere ricompensati con vari tipi di proprietà immobiliari. La maggior parte di queste non possono contare veramente come un tesoro perché non portano un diretto vantaggio, comunque un miglioramento all'abilità dei personaggi. Però potrebbero produrre degli effetti che sono effettivamente benefici per i personaggi. Se i giocatori entrano in possesso di una casa in città, non dovranno più pagare per dormire in un albergo. Il fatto che non debbano spendere soldi in altro vuol dire che hanno più soldi nel loro tesoro, quindi la casa indirettamente, riducendogli le spese, gli sta aumentando le disponibilità economiche. Senza contare che adesso che hanno una loro casa di proprietà, possono metterci dentro tutti quegli oggetti e quell'equipaggiamento che non vogliono portarsi costantemente dietro e possono tenere lì in relativa sicurezza. Le proprietà potrebbero portare anche a vantaggi molto diretti. Se i giocatori sono proprietari di un negozio o di una fabbrica, questo potrebbe dargli delle rendite economiche mensile. Ogni tot tempo in gioco loro ricevono soldi dalla loro partecipazione nell'industria o quello che è. Potrebbe essere anche una roba molto più diretta: se i giocatori posseggono una fabbrica di munizioni, non dovranno più andarsi a comprare i caricatori delle armi, li prenderanno a gratis dalla loro stessa fabbrica. Al di là dei vantaggi economici materiali, il possesso di determinate strutture permette di entrare anche in circoli sociali specifici, che in molte quest potrebbe essere un vantaggio molto maggiore di quello di non doversi pagare i proiettili. Il gruppo avventurieri che possiede la fabbrica probabilmente avrà molti meno problemi a entrare nell'unione industriali e magari da lì avere accesso a una serie di trame politico-economiche di cui prima non sospettava neanche l'esistenza. In un ambiente fantasy o comunque altri contesti pseudo-medievali, se i personaggi entrano in possesso del castello, questo di per sé non vuol dire che hanno una casa fortificata, ma vuol dire che sono i signori del loro feudo. Vengono ammessi alla corte del regnante, devono amministrare la giustizia, possono richiamare al loro comando milizie ed eserciti. Naturalmente questo cambia molto l'impianto del gioco. Quando prima gli eroi erano una banda di tombaroli itineranti, il loro principale problema, il loro antagonista della quest era il troll che vive in una caverna fuori dal villaggio che bisogna andare ad ammazzare per rubargli le monete d'oro che c'è in una borsa. Adesso che sono i lord del castello, devono respingere invasioni di tribù barbariche mentre devono ostacolare le trame politiche del malvagio barone che governa il feudo vicino, che cerca di mettere le mani sulle loro terre
utilizzando politiche economiche che portino a svalutare le loro proprietà. Tesori di questo tipo possono variare molto come i giocatori concepiscono i loro personaggi e come i giocatori concepiscono il gioco, e in molti casi portare anche ad aspetti più orientati verso il gioco gestionale, che non sono per tutti i palati. Quindi, come master, cercate di fare attenzione di non introdurre cose che poi in realtà vanno a migliorare la vita dei personaggi, ma a peggiorare l'esperienza dei giocatori. A volte il più grande vantaggio che gli avventurieri ricavano dall'aver portato a termine un'impresa è proprio il fatto che sono stati loro a portare a termine quell'impresa. La reputazione è un tipo di ricompensa molto effimera e molto complessa. Normalmente non aumenta direttamente il livello di potere di un personaggio, né gli dà qualche tipo di bonus meccanico, anche se c'è da dire che nell'ultimo periodo sto vedendo che molti giochi cominciano a inserire dei valori numerici anche per gestire la fama e la reputazione dei personaggi. La reputazione di un gruppo può portare molti vantaggi se usata in maniera appropriata. Ad esempio, i PNG che abitano il villaggio saranno molto più propensi ad aiutare il party se sanno che è composto da eroi che hanno già precedentemente salvato il villaggio dal drago, o al contrario, saranno molto più facili da sottomettere se il party ha la fama di essere composto da persone male che fanno fare una brutta fine a chiunque anche minimamente cerchi di opporsi. A seconda del tipo di quest, potrebbero esserci anche intere gruppi di potere che sono più o meno propensi ad aiutare o ad avversare i personaggi in base alla loro reputazione. Il sindaco e la giunta comunale della città hanno sicuramente molto favorevoli alla presenza di un supereroe nella loro città. Saranno fermamente contrari alla presenza di un supercattivo nella loro città, ma al contrario, il supercattivo avrebbe molto meno problemi ad avere a che fare con la malavita locale, per esempio. Se la fama del gruppo si diffonde, sempre più persone potrebbero essere propense a chiamarli per fargli fare missioni per conto loro e saranno disposti magari a pagarli di più perché sono i migliori specialisti sul mercato nel loro campo. Pagarli in soldi, ma anche pagarli in favori. Se il gruppo è abbastanza famoso, questi favori potrebbero anche essere chiesti in anticipo. Se i personaggi hanno bisogno di qualcosa per le loro missioni, per le loro quest, potrebbero chiedere a qualcuno di potente di aiutarli e in cambio faranno poi delle missioni per lui. Se loro sono famosi, è probabile che questo accetti di fare magari qualcosa di un piccolo favore a loro che lo porterà ad avere un gruppo di famosi avventurieri nelle sue disponibilità. Ad esempio, mettiamo che i personaggi debbano spostarsi da un pianeta all'altro, ma non hanno una loro astronave, non sono neanche interessati a comprarne una. Però hanno la fama di essere mercenari fortissimi, infallibili. Potrebbero chiedere a, non so, una ditta di trasporti del loro pianeta se questa è interessato a assumerli come guardie per un'astronave che viaggia al pianeta dove loro vogliono arrivare. La ditta di spedizioni sarà molto propensa ad ingaggiarli perché loro sono famosi, quindi sanno che probabilmente possono gestire qualsiasi minaccia l'astronave andrà incontro, ma anche contare sul fatto che probabilmente i pirati degli asteroidi non andranno ad attaccare quell'astronave se si diffonde la notizia che gli eroi sono proprio lì sopra. In questo modo i personaggi non solo hanno avuto uno spostamento a gratis da un pianeta all'altro, ma magari sono stati anche pagati per il loro lavoro di mercenari, o magari hanno potuto acquisire altro tesoro depredandolo ai pirati che hanno ucciso quando sono andati ad abbordare la nave perché non sapevano che loro erano a bordo. I pirati alle volte sono veramente scemi. Naturalmente il tesoro non torna solo utile ai giocatori, ma anche al master.
Però per questa settimana ho parlato fin troppo, quindi per questo video è tutto. Tra un paio di settimane riprenderemo l'argomento dal punto di vista del master. Fino a quel momento, se il video vi è piaciuto, lasciate un like e condividetelo, che aiuta a crescere il canale. Fatemi sapere come voi concepite il tesoro, cosa a voi piace del tesoro, come il vostro master lo gestisce. Se avete domande, dubbi, perplessità, usate l'area di discussione qua sotto per fare le domande che volete. Io sono il Master Kai e noi ci vediamo al prossimo video.